Buonasera, un applauso. Lo dobbiamo annunciare, lei è il professore Corona, giusto? Corona, sì, un applauso al professore Corona, grazie. Colgo l'occasione per salutare tutti affettuosamente, non solo i compaesani rionerisi, ma soprattutto i forestieri e coloro che vengono per l'occasione della festività patronale della Madonna del Carmelo, che vengono a Rionero dai paesi lontani, che sono nostri fratelli e carissimi concittadini. Mi corre l'obbligo di salutarvi anche cordialmente da parte di tutti i componenti il comitato organizzatore della festività, i quali naturalmente ringraziano per la gentile collaborazione e soprattutto vi invitano come sempre a dare una mano, nel senso di partecipare anche, e diciamo francamente, anche economicamente con l'acquisto dei biglietti per la lotteria. Del resto, se non c'è collaborazione, non c'è partecipazione reciproca, questa festa così bella, che ci regala anche attimi di serenità, di felicità in un momento difficile, non sarebbe possibile. Per intanto, anche a nome, e chiamo qui sul palco l'occasione per invitare sul palco l'assessore ai lavori pubblici del comune di Rionero, l'assessore appunto che si sta avvicinando, Mauro Nardozza, assessore ai lavori pubblici da un mese. E accogliamo l'assessore anche con un applauso per rivolgere un cordiale saluto e buon lavoro a tutta l'amministrazione. E quindi cedo la parola all'assessore Nardozza. Grazie. Buonasera a tutti. Sarò telegrafico, considerato che le condizioni climatiche non sono delle migliori. Naturalmente credo sia doveroso portare i saluti da parte dell'intera amministrazione comunale, da parte del sindaco, la giunta e di tutti i consiglieri. Quello che possiamo immaginare è che noi ci siamo insediati da poco e pensiamo, insomma, ci aspetterà cammino in salita, ma saremo a disposizione di tutti voi. Naturalmente ringrazio tutti voi che avete preso parte a questa festa, ringrazio naturalmente coloro che ci hanno raggiunto dai paesi limitrofi e un caloroso ringraziamento va a tutti quelli cittadini originari di Rionero che magari o per motivi familiari o per motivi di lavoro vivono in altri luoghi, ma che comunque continuano a mantenere un rapporto diretto con quella che è la propria terra di origine. Naturalmente io spero che questo momento di festa, di leggerezza, possa essere un momento in grado di allietare le nostre teste e i nostri cuori. Quindi grazie a tutti e buon divertimento. Grazie all'assessore, grazie a tutta l'amministrazione comunale. Io nel frattempo il compito di presentare questo gruppo ormai famoso, che si esibisce con risultati brillanti alla trasmissione televisiva molto nota, Made in Sud, no? E sono delle artiste bravissime che naturalmente portano sul palco degli sketch, delle gags molto molto simpatiche. Noi avremo il piacere fra qualche istante appunto di riceverle e quindi poterle sentire su questo palco. Io volevo dire che a parte il freddo, che naturalmente la fa da padrone in questi ultimi periodi, devo dirvi che sono comunque completamente frastornato dalla realtà circostante, soprattutto dalla globalizzazione, così detta ormai, che fa passi da gigante nel campo della tecnologia, per esempio. E non so, io fino a
fino ad oggi, e capita anche a voi di vedere qualsiasi oggetto, non so, può essere giocattolo, può essere un capo di arredamento, un capo di abbigliamento, insomma, qualsiasi cosa, si legge sempre made in Japan, ma vabbè, fatto in Giappone, made in Taiwan, vabbè, Taiwan, made in China. E del resto, i cinesi copiano tutto e lo sanno fare anche bene, però scusate, permettetemi di dire che le cose nostrane, le cose di casa nostra, del nostro vivere quotidiano, beh, hanno un altro sapore, hanno altre storie, altra vivacità, se volete. Ecco perché io chiamo sul palco con estrema gioia proprio le Sex and Sound, cioè le nostre meravigliose cabarettiste di Made in Soul. Comunque, in attesa che arrivino, io volevo anche approfittare. Vabbè, mi dicono un momento, vabbè, allora volevo approfittare, scusate, come cittadino rionerese, così di vista, grazie, vista la presenza anche dell'assessore qui Nardozza e anche del vice sindaco che girava e ha assistito allo spettacolo musicale, naturalmente colgo l'occasione come cittadino rionerese di rivolgere un, così, se permettete, un promemoria, dice, ma che cosa c'entra qui? No, vabbè, c'entra, no, perché noi, se facciamo la differenza, se vogliamo parlare della nostra realtà, e dobbiamo calarci nella nostra realtà. Io, come cittadino rionerese, ho ritenuto opportuno così scrivere in questa occasione un piccolo promemoria, se volete, un modesto consiglio al signor sindaco, ecco. E allora mi sono messo in questi giorni, ho scritto questa letterina. Illustrissimo signor sindaco, vabbè, illustrissimo, ma no, vabbè, assai illustrissimo signor sindaco, ecco, mova e boom, auguri per la recente elezione, ma io, come cittadino rionerese, devo comunicarvi alcune cose importanti, ma per tutta la comunità, che è proprio arruinata, della verità, eppure per il nostro paese, lo povero paese nostro, che è arrivato a pescare una massariglia, raggiare propri, raggiare, raggiare per la fa, signor Seneca, che qua non si campa più, dovuto, rando guarda, e tutto non fuce, e beh, prima di tutto, aggiustiamo per favore un poco questa via, sta prete in mezzo alla via, che sono tutte prete ballerine, e che caspita è, mangia forse una prete al posto giusto, e che diamine fallo, e via. La diurna, per esempio, nepotem, sì, nepotem, ma che l'ha scattata una ombra, e mo, e mo chi l'ha da pagare sta gomma? La fate voi, sì, mo, tanto, come si dice, paga pantalone, e qui il povero fesso, ma nepotem, vai per sotto, questa è la verità. Beh, po' per piacere, sentitemi Seneca, sentitemi buone, ma mettete una di due lampadine in mezzo alla via, perché non si vede proprio niente, scusate, io quando mi ritiro alla casa, non è che sta in periferia, sta lontano, io sta qua, in mezzo alla piazza, la fontana grande, beh, che diamine, io ogni sera che mi ritiro, ma è possibile che c'è sempre capitando qualche bella biscotte, e mazzanga tutte le sere le scarpe, la mattina ci vogliono due scatole cromatine, ma quando posso spegnere questa cromatina, scusate, ecco come si dice, Lucano mozza che sembra lo strazzato, sembra qui vai per sotto, ecco,
A proposito di cane, signor Sine, come sapete che a Rio Nero non ci sono più cane che gente? Ma dappertutto, ma dovuto, all'usina, alla piazza, all'ospedale, fino anche allo cimitero, pure allo cimitero, anche se c'è una circolare che gira. Ma è sempre vacante della verità, non c'è manca un'anima, ma che cavolo c'è? Dice contrata a vendere uovo, e se vai tu a contrata a vendere uovo, ma che se ne vuole c'è a contrata a vendere uovo, non c'è un cimitero, scusate, che mi fa? Ma, caro Seneca, pensate, tutto per voi, assessore, a sturanticismo, ma sì, ma quanta volta si può dire, non ti credo con questi cani, e mangerei a mangiare uno, e mangerei un po' gracco in auto, ma insomma, mi era andata proprio una scafezza. E noi, poveri pensionati, siamo andando tra malameglio, come Dio vuole, i soldi oramai ci mancano, e chi ne darà? Boh, verità, verità pensano ai fatti loro, fino a pagare tasse, chiamano sempre lo popolo, io popolo, non fesso, chi è lo popolo? E pago sempre, e qui è l'acqua, e qui è lo gas, e qui è la bolletta, e qui è la tasse, e qui è la tir, lice, qui è... ma insomma, ma noi non ce la facciamo più, scusate. Beh, Seneca, ecco, come rioneresi, vi auguro buon lavoro, e raggiunto per la fana poco, che qua, mo... non si può proprio ci sta, e che mi fa? Non mi c'è pure nulla qua, no, io vi dico chiaro e torno, io voglio rimanendo lo paese mio, sperando che le cose non poi si aggiustano, e che soprattutto si aggiustano per i poveri figli, per i guaglioni che sono senza lavoro e senza futuro, sì, e mi raccomando, sindaco, subito, non ti fa fregare l'ospedale, non c'è più sapatello. Un applauso forte! Non c'è più sapatello, questo lo dice il povero cittadino rionerese, speriamo che le cose cambino e cambino subito. Don Francesco, grazie a tutti, lo promemori così delle cose, all'ambressa, alla vita. E allora... ecco, ritornando a noi teniamo tre splendide attrici, dicevo, di Sex and Sound. Non pensate a male, perché c'è Sex, uno pensa sempre, no, il titolo è stato messo per omaggiare naturalmente una famosa serie televisiva americana, sì, di Sex and City. Allora abbiamo qui il piacere questa sera di avere con noi Ada De Rosa, Mariana Floriana De Martino e Luisa Esposito. Vengono direttamente da Made in Sud, loro sono famose, e noi qua dobbiamo arrangiarci.